Ciao ragazzi, per Sport Technology Team oggi recensiamo queste calze riscaldate prodotte dalla Glory. Io già l'anno scorso ho avuto modo di provare un gilet riscaldato prodotto da questa azienda, mi sono trovato veramente molto bene, anche perché vengono alimentati tutti in USB, quindi hai modo di poter ricaricare anche il dispositivo con dei power bank o quello diciamo che trovi disponibile. Andiamo subito a vedere il contenuto della confezione. All'interno troviamo ovviamente le calze, che dopo le andremo a guardare in un secondo momento. Dentro qui c'è l'alimentatore per poter ricaricare le batterie. È un alimentatore semplicissimo in micro USB. La peculiarità è che hai un ingresso solo USB e la doppia uscita. Allora, già questo secondo me è un grande valore aggiunto, perché essendo il connettore un micro USB, quindi uno standard, voi dovete evitare di portarvi dietro centinaia di cavettini per tutti gli adattatori specifici, cioè vi potete portare dietro il caricabatteria del cellulare e siete già belli che a posto. Qui dentro c'è l'adattatore USB di rete che ha un ampere 2 di potenza. Potete tranquillamente utilizzare quello di un cellulare o comunque quello che già avete disponibile a casa. Qui dentro c'è il manuale delle istruzioni con la garanzia anche scritta in italiano. Sono un'azienda comunque molto attenta anche alla velocità di consegna nelle spedizioni. Dentro qui è un po' la parte technology del dispositivo. Troviamo dei power bank veri e propri, molto piccoli. Tra l'altro sono leggermente bombati proprio per far sì che quando sono appoggiati alla caviglia non diano fastidio. Appunto hanno l'alimentazione micro USB per essere ricaricati e USB che è poi l'uscita, che è l'uscita che andiamo ad attaccare direttamente alle calze. Interruttorino che però, la cosa bella di questo kit è che l'interruttorino lo pilotiamo con un radiocomando. Questi dispositivi stanno all'altezza del polpaccio, adesso vi faccio vedere. Allora, prendiamo una calza. Quindi le calze sono queste, belle imbottite, molto morbide. La presa di corrente sta qui sopra. Io collego il mio power bank così, lo inserisco all'interno della tasca preposta. E appunto, ripeto, essendo ergonomico non lo sentite veramente su, anche perché poi comunque sotto i pantaloni da moto eccetera eccetera, e la calza è bella che è finita. Tutto il calore si irradia nella parte frontale del piede. Allora, all'inizio ero un po' scettico perché dicevo, ma cavoli, come solamente sotto davanti, quindi sotto alle dita, possibile che sia sufficiente qui davanti? In realtà sì, perché documentandomi un attimino anche sulle varie schede tecniche di sia questo produttore che altri, la cosa fondamentale è irradiare i piedi dal davanti, cioè dalla punta, proprio cioè dalle dita, dalla parte inferiore delle dita, perché una volta che tu scaldi quella parte, in automatico la circolazione sanguigna fluisce in modo corretto e quindi il piede rimane caldo, semplicemente. Quindi le andiamo un attimino a preparare, perché vi vorrei adesso, magari le tiro fuori le batterie. Non so se si vedranno i LED accesi, però le voglio preparare tutte e due per farvi vedere la praticità del radiocomando. Direttamente sono già di fabbrica associati i due power bank al radiocomando, pertanto è sufficiente che voi premiate il tasto power. Il radiocomando è costituito da quattro tasti, il tasto on off, il tasto 1, il tasto 2 e il tasto 3. Quando li armate per la prima volta, quindi collegate la spina, dovete accendere manualmente i power bank. Se tenete premuto il pulsantino, si mette a lampeggiare un po' come quando dovete fare l'associazione del Bluetooth. È sufficiente che voi premiate il tastino dell'accensione e vengono programmati. Premiamo il tasto 1 e si accendono ad un livello. Allora, viene notificato con un LED piccolissimo rosso che il livello è l'1. Se premiamo 2 si accende al secondo livello, se premiamo 3 si accende al terzo livello, quindi livello massimo. Una cosa che manca secondo me all'interno di questo kit è una notifica se effettivamente il dispositivo è acceso o spento. Questo vuol dire che se il dispositivo è spento noi da qui non lo possiamo sapere, dobbiamo aspettare i canonici 5, 6, 10 minuti e capire se effettivamente le calze sono spente oppure guardare il power. Questa è una cosa poco pratica.
Le durate, allora, le durate vengono dichiarate da produttore a minimo regime per 8 ore, massimo regime per circa 3 ore. Io ho potuto appurare con lo stesso tipo di power bank, ma con un altro calzino che però presumo abbia il circuito analogo, circa 3 ore e mezza con la modalità 2. Quindi non so se arriviamo a 8 con la modalità 1. Vero è che comunque si ricaricano in veramente brevissimo tempo, perché comunque hanno una capacità di 2A e 4. Sul sito glovi.com c'è la possibilità di acquistare dei power bank aggiuntivi. Personalmente ve lo sconsiglio, perché si ricaricano molto rapidamente e avete volendo la possibilità di caricarli anche con l'accendisigari della moto, perché comunque essendo micro USB ci potete attaccare l'adattatore a 12 volts e le caricate. Per NetGate ADV è tutto, spero che questo dispositivo possa sortire il vostro interesse. Il prezzo di questo modello è di 69 euro, IVA compresa, spedizioni gratuite. C'è la versione da 45 euro che è sprovvista di kit radiocomando e power bank, quindi potete collegare la calza direttamente o a un power bank vostro che potete alloggiare qui dentro, oppure per chi è un pochino magari più abile nel cablaggio elettronico potreste anche pensare di portare degli adattatori USB alla caviglia e quindi far uscire il cavo da 12 volt per attaccarlo alla batteria della moto direttamente dalla cinta dei pantaloni. Io stavo per fare questo lavoro, poi mi hanno mandato questo modello qui e alla fine opterò per l'uso effettivo di questo. Se troverò qualche appunto negativo dopo l'esperienza diretta nell'utilizzarlo, sicuramente farò un secondo video che va a specificare quali sono eventualmente i difetti riscontrati. Per il momento non mi sembra ce ne siano, l'azienda ritengo è veramente molto seria e mi sento di consigliarvela. Voglio chiarire una cosa: questo prodotto l'ho acquistato con un buono sconto, però l'ho acquistato, quindi non mi è stato passato gratuitamente per farne la recensione. Quindi un caro saluto e alla prossima. Ciao ciao!